questo secondo episodio di Pimp My MT03. Secondo episodio col botto. Signori, ecco a voi lui. Guardate qua il loghino. Finalmente sono arrivati gli scarichi per la mia bimba. Quindi, visto che ormai già sto perdendo un sacco di tempo e non vedo l'ora di vedere come sono, direi di procedere all'unboxing. Ho visto, mamma mia signori, mamma mia, che spettacolo! E quanto pesano? No vabbè, spettacolare. Allora, queste clip le sto registrando esattamente un giorno dopo aver installato gli scarichi. Perché? Perché come avete visto... Cosa c'ha quel cane nei miei confronti? Comunque, come avete visto nelle poche clip di montaggio che ho inserito nel video, è stato più complicato del previsto. Ho incominciato a smontare i perni che mantenevano lo scarico in sé per sé, però ho trovato parecchia difficoltà con il perno che mantiene il collettore, perché il collettore era diventato oramai un blocco di ruggine, la fascetta che manteneva il collettore era un blocco di ruggine e il perno anche. Quindi ci è voluto parecchio tempo, parecchie martellate, parecchio tutto per poter liberare finalmente la motocicletta dal vecchio scarico. Comunque alla fine lo scarico è stato montato, lo state sentendo, e fa un sound della Madonna. A livello di prestazioni non ho riscontrato nessun giovamento, se devo essere sincero, e di questo non ne sono parecchio contento, però ancora non l'ho provata come si deve. Quindi niente, adesso sono venuto qua appunto per fare un paio di curvette carine e sentire un po' come scoppietta questo scarico. Tra l'altro il sound che state sentendo adesso è con entrambi i DB Killer montati, poiché senza è alquanto illegale e non mi va di farmi sequestrare la moto, almeno non appena montati. Comunque ci sarà modo di farvelo sentire anche senza DB Killer, perché vi giuro che è veramente una goduria assurda. Mi sono fatto comunque un giretto senza DB Killer e ragazzi, veramente un lanciagranate. Questi scarichi sparano delle mine assurde. Allora fermiamoci un attimino qui,
bolle. Oh signori, guardate qua che spettacolo. E già a distanza solamente di un giorno non fumano più, perché ieri vi avrò già messo delle clip per farvi capire, ieri usciva del fumo allucinante. Ieri veramente sembrava Bemus Papam e... Perfetto, quindi alla fine sono veramente una bomba questi scarichi. Complimenti a Rose Italia per gli scarichi che ha creato. Montano una favola, ovviamente sono dedicati per questa motocicletta. Hanno un sound da paura, ho detto le prestazioni non sono riuscito ancora a capire bene se una formica nel casco, un ragnetto. Il casco appoggiati un attimo sulla moto, perché non vorrei strane sorprese all'interno del casco, eh. Comunque dicevo, in quanto prestazioni non vi so dire precisamente quanto e se ha guadagnato qualcosa. Comunque tutto sommato sono veramente contentissimo di questi scarichi. Il loro dovere, ovvero il sound, lo fanno. A livello estetico non gli si può dire niente, sono tutti in carbonio. Anche il fondello bello, ha un design squadrato ma ovviamente non rettangolare, molto molto bello. Spero che questo video vi sia piaciuto, anche se alla fine non è stato un vero e proprio tutorial di come si montano gli scarichi, però ci sta. Quindi se il video vi è piaciuto, ovviamente non dimenticate di supportare appunto me e questa serie lasciando un bel mi piace, un bel pollicione in su qua sotto, commentate, condividete questo video ovunque, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo come al solito in un prossimo video. Ciao ragazzi!